inclusione e allegria a Monte San Giovanni Campano nella frazione di La Lucca, terza edizione della Bellezza della Diversità, un evento organizzato dall'Associazione Progetti Lucchesi, nato per ribadire ogni forma di disuguaglianza. La Bellezza della Diversità è un evento molto importante per la nostra associazione. È un evento che cerchiamo di dare un segnale alla comunità, ai nostri figli, ai figli di questa terra, un segnale di inclusione, perché la diversità è bella in tutti i suoi aspetti. Mi preme ringraziare tutte le associazioni che hanno partecipato a questo bellissimo evento, tutte le persone che ci hanno aiutato con il loro contributo sia economico che di lavoro, l'amministrazione comunale, dal sindaco a tutti gli amministratori, l'onorevole Alessa Savo che ci ha onorato della sua presenza, il primo istituto comprensivo di Monsignore Campano e il secondo istituto comprensivo. Professionisti del settore, responsabili dell'ASL, scuole e istituzioni tutti uniti in una domenica di festa e condivisione. Beh, è stata straordinaria la partecipazione che ha avuto questo evento e si deve un grazie particolare all'Associazione Progetti Lucchesi che oggi per la giornata dedicata alla bellezza della diversità ho avuto l'onore anche di essere invitata di poter partecipare a un momento di assoluta riflessione ed entusiasmo tra generazioni, tra difficoltà diverse che rendono però ognuno di noi un soggetto diverso che deve veramente godere di quella peculiarità e a cui la politica deve rispondere attraverso mezzi concreti come il piano non autosufficienza, come l'approvazione di leggi come il garante della disabilità, e tutti insieme penso che riusciremo a fare un buon lavoro all'insegna dell'efficacia, finalmente, che vada a rispondere ai bisogni di quel mondo della fragilità a cui tutti abbiamo il dovere di sentirci appartenenti. Io come sindaco del comune di Monte San Giovanni Campano sono stato presente per la terza volta qui per dare, come dire, quella forza, quella vicinanza alle associazioni, in modo particolare alle famiglie, a questi ragazzi che noi siamo presenti qui sul territorio. Lo abbiamo fatto mettendo un primo gioco inclusivo qui nella piazza della Lucca, verrà fatto negli altri parchi di Monte San Giovanni Campano, cioè per un cambiamento, per un segnale di tendenza diverso dal solito, perché è vero, ci sono le persone che non hanno disabilità, ma ci sono anche persone che hanno disabilità e in qualche modo vanno aiutate e prese in considerazione. Oggi a Monte San Giovanni Campano è una grande festa, giornata di festa grazie a Progetti Lucchesi che ha messo al centro dell'attenzione tematiche che come Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina e come Comitato Italiano Paralimpico abbiamo a cuore: sport e inclusione sociale. La cosa importante è aver visto insieme tante associazioni che lavorano anche nell'ambito dello sport e della disabilità, creare forte sinergia e sintonia sul territorio affinché ci sia sempre più inclusione sociale. Questo evento coinvolge tutta la comunità educante e noi come scuola da sempre attiviamo processi inclusivi. Noi insegnanti sensibilizziamo i bambini al rispetto delle differenze, affinché non pensino che essere diversi significa essere migliori o peggiori, ma semplicemente unici. Abbiamo preparato i bambini con racconti, poesie, lavoretti e tante altre cose, di modo che ognuno si sente particolarmente unico, importante. Siamo con il nostro team docente, ci occupiamo di inclusione da tantissimo tantissimo tempo. Abbiamo tantissimi casi e viviamo la quotidianità e affrontiamo la giornata con un grandissimo entusiasmo da trasmettere ai bambini. Testimonianze, racconti, ma anche musica e momenti di grande divertimento. Tante le associazioni che hanno partecipato all'iniziativa. Oggi è molto importante per me essere qui, perché bisogna testimoniare e dare una testimonianza forte alla giornata sulla diversità. Quindi io mi faccio promotore del mondo disabile per attraverso lo sport, per testimoniare un messaggio di forza e speranza a tutti. Inclusione e allegria, la missione dell'Associazione Progetti Lucchesi prosegue e tutto è già quasi pronto per la quarta edizione della Bellezza della Diversità. Vi do appuntamento all'anno prossimo. Grazie, grazie a tutti.